Amici di canalecaccia.tv, siamo ad EOS Show edizione 2022, è la prima edizione che si svolge qui a Verona e abbiamo il piacere, l'avevamo già fatto nel 2019, di presentare per la prima volta Chapuis Arme ADVA, perché Chapuis Arme è entrata a far parte del gruppo Beretta, ma qui abbiamo l'onore di avere Monsieur Vincent Chapuis, General Manager di Chapuis. E quindi poi sono insieme a Mirko che ci illustrerà la vasta gamma di prodotti. Chapuis rappresenta il meglio della tradizione venatoria francese, rappresenta, incarna lo stile di andare a caccia in Francia. Parliamo di armi fine, parliamo di armi di prestigio che sono entrate a far parte della grande famiglia del gruppo e che abbiamo il piacere per la prima volta di presentare al pubblico italiano. Monsieur Chapuis, I don't speak French, but if you want to revolve to the Italian answer. Mon italien est également très pauvre, but we can do it in English to make it easier for everybody. So welcome to the Italian Hunter. We are more than happy to be here at the Verona show, and we have here on display at the Frankie booth the whole range of the shotgun rifle, double rifle, as well as the Manurin revolver. Bene. Cerco di tradurre, io faccio come si fa sulle telecronache in maniera veloce. Ha rivolto un caro saluto agli amici cacciatori italiani, è orgoglioso di poter presentare al pubblico italiano per la prima volta la vasta gamma di armi a canna lunga. Parliamo di sovrapposti, parliamo di doppiette, parliamo di rigato. Chapuis non produce semiautomatici perché incarna quella che è la vera tradizione un po' della caccia e anche naturalmente la nuova gamma di armi corte della casa francese, che come vedete ha uno stile tutto quanto particolare perché vediamo delle armi a tamburo. Ma per questo c'è con noi Mirko Salmi, per cui io direi di introdurre velocemente, magari perché poi andrete a vedere sul sito internet tutti quanti i dettagli della gamma, tra le altre cose anche pubblicato su cataloghicaccia.it, e quindi avrete modo, però facciamo una veloce carrellata. Mirko, ti lascio il microfono. Grazie, intanto un saluto a tutti. Partiamo dalle Rolls, che è l'ultima creazione di Chapuis nel campo del rigato. È una carabina straight pull, diciamo di nuova generazione, anche se molto tradizionale nell'aspetto. Ci sono vari modelli che spaziano dall'entry level fino ad arrivare a modelli con calciatura in carbonio ultraleggera, per arrivare poi anche a gamme come le Artisan, completamente incise a mano, fatte su richiesta del cliente. Quindi Chapuis è in grado di soddisfare il cliente a 360 gradi, sia nella personalizzazione che nei calibri, perché andiamo dai classici calibri europei fino agli africani, i Magnum, qualunque cosa. Passiamo di qua. Passiamo di qua, dove abbiamo la gamma di Express, sia sovrapposti che doppiette Express, carcasse in lega leggera o in acciaio, canne classiche, quindi saldate con la convergenza fissa, oppure come in questi esemplari qua, canne con convergenza regolabile, anche qui calibri più svariati dal classico all'africano, qui infatti abbiamo un 470 Nitro Express, per poi arrivare anche alle versioni a canna liscia più tradizionali. Questo è proprio gli ultraleggeri da caccia, quindi sono i Super Orion. Immagino alla beccaccia. Esatto, sì, quindi canne separate, senza bindella, estrattori manuali, esistono col calcio all'inglese, sono quasi sempre bigrillo, a salvo che il cliente non faccia richiesta specifica del monogrillo. Per poi passare a doppiette fini, queste sono proprio doppiette fini al 100% perché sono completamente incise a mano, fatte su richiesta del cliente. E poi con questo, con questi calci, diciamo bellissimi, di grado 5 superiore. Dicevamo l'arma fine interpretata dalla miglior tradizione francese. Certo. E poi questa è solo una selezione che è stata portata una piccola della gamma, ma come avete sentito da Matteo,
La gamma estesa, perdona da Mirko, avevo prima ai microfoni Matteo e quindi caro mio, in questi giorni ogni tanto ribattezziamo qualcuno, hai capito? Ci sta. Non c'è problema. Dicevamo tutti quanti i calibri, ma principalmente come si è soliti per un'arma tradizionale, un'arma fine, la massima personalizzazione per il cliente. Massima attenzione alle richieste del cliente. Bene. Grazie per averci regalato queste magnifiche armi, sono sicuro che verranno tantissimo apprezzate anche sul mercato italiano. Le cose belle sono belle dappertutto e chiaramente i francesi, così come gli italiani, interpretano al meglio questa tradizione di bellezza, prestigio e quindi benvenuti nel mercato italiano. Ma adesso passiamo a parlare dell'arma corta. Sì. Qui siamo di fronte alle, possiamo osare dire, leggendarie Manruin, pistole diventate famose per essere usate dalla gendarmeria francese e ancora tutt'oggi vengono prodotte direttamente da Chapuis perché è detentore del marchio. Le Manruin si distinguono principalmente per due famiglie, l'MR73 che sono quelle brunite, e l'MR78 che sono quelle inox. L'MR73 è la versione più alta di gamma, più tradizionale, con molle a lamina, regolazione fine dello scatto già dalla fabbrica ma personalizzabile dal cliente con la regolazione del collasso di retroscatto, completamente brunite, finite a mano. Mentre l'MR88 è la versione più, diciamo, entry level del marchio, ma non per questo di minor qualità. I calibri sono sostanzialmente il 357 Magnum, mentre la Defense, la più piccolina dell'88, è solo in 38 Special. Le versioni che si chiamano Sport le abbiamo fatte classificare sportive, così da non limitare la detenzione, perché si prestano benissimo proprio per il tiro sportivo e l'utilizzo in poligono dell'arma, perché sono veramente molto molto precise. Bene, grazie Mirko, ringrazio di nuovo Vincent Chapuis per la sua presenza, grazie a te per le spiegazioni e ci vedremo anche a Caccia Village, perché anche gli amici di Caccia Village potranno ammirare queste stupende armi che veramente interpretano quanto di meglio esiste nella tradizione d'Oltralpe. E ricordiamoci, in quanto a caccia, i francesi non sono meno degli italiani, anzi, diciamo, rappresentano ad oggi il gruppo più nutrito di cacciatori che c'è in Europa. Per cui benvenuti in Italia e grazie di nuovo. Grazie mille.